calcio di questa 12ª edizione del Faris Film nel giorno della sua chiusura. Proviamo a farla attraverso le varie cinematografie rappresentate. 12 anni sono già molti nella storia di un festival dedicato al cinema orientale dell'Estremo Oriente, e quindi ci consente anche di valutare nell'arco di tutti questi anni come sono cambiate le varie cinematografie nazionali. Partiamo ovviamente da Hong Kong, che è stato un po' il punto di forza di questo festival nel corso degli anni, che ha consentito la scoperta di grandi talenti. Johnny To, che attualmente è anche distribuito in Italia con l'ultimo film, è una scoperta del farista. La cinematografia di Hong Kong è un po' meno rappresentata rispetto agli altri anni. Il livello mi sembra sempre comunque abbastanza buono, soprattutto nell'ambito del thriller adrenalinico, high-tech. Abbiamo visto Fire of Conscience di Dante Lam, film molto spettacolare, tecnologicamente e produttivamente molto importante, forse un po' meno sorprendente rispetto alle cose che abbiamo visto in passato. Abbastanza interessante anche lo slasher movie Dream Home, che è stato proiettato nella giornata proprio di apertura del Far East, che ruota intorno al problema delle abitazioni ad Hong Kong. È un film piuttosto curioso, perché vedendo e conoscendo il cinema italiano non verrebbe in mente mai a nessun regista italiano di affrontare un problema come quello della casa attraverso un vero e proprio thriller. Più interessanti, anche perché individuano una tendenza che è in atto attualmente, sono forse le coproduzioni tra Cina e Hong Kong. Abbiamo visto in particolare un film proprio ieri, che è Bodyguards and Assassins di Teddy Chen, molto bello, un film importante anche produttivamente, che mi sembra un po' una sintesi ideale tra la collaborazione tra la mainland Cina e Hong Kong, perché da una parte la Cina mette grandi capitali e quindi consente la ricostruzione, ad esempio nel film di ieri della Hong Kong 1906, straordinaria, realizzato credo in studi il teatro di posa a Shanghai, e quindi grandissimi valori produttivi, scena di massa, una ricostruzione storica ineccepibile, ma dall'altra parte il contributo di Hong Kong è nell'intelligenza spettacolare che si riesce a mettere all'interno di tutto questo, in quel pizzico di follia che contraddistingue un po' il miglior cinema di Hong Kong. Abbiamo visto anche altri film invece di produzione cinese, anche in questo caso si tratta soprattutto di film di ricostruzione storica. Uno è City of Life or Death, che è dedicato all'assedio, alla presa e al cosiddetto massacro, stupro di Nanchino, e che è un film molto interessante, diretto da un giovane regista, si chiama Lu Chan, e che in qualche modo è in bianco e nero, molto spettacolare, un film anche quello con grandi masse, però in qualche modo recupera una dimensione storica liberandosi dalla necessità del documento, e quindi sembra quasi un omaggio a tutto il cinema resistenziale, o il cinema di guerra che abbiamo visto. A tratti ricorda nelle scene di massa iniziale il grande cinema sovietico, Pudovkin, se vogliamo, ma in altre parti il film può ricordare addirittura Orizzonti di Gloria di Stanley Kubrick. È un film molto interessante, girato spesso con macchina a mano, in un ambiente piuttosto claustrofobico, un set enorme ma piuttosto claustrofobico, come se si volesse in qualche modo alludere a una dimensione che non è soltanto quella dell'episodio storico raccontato, ma più un genere di una condizione che è quella terribile della guerra, che non ha, diciamo, un tempo storico e una latitudine precisa, ma diventa metafora di tutte quante le guerre. Devo dire, forse di questa edizione le cose che mi hanno personalmente colpito di più sono cinematografie abitualmente meno conosciute in Italia e meno frequentate anche dal Far East Film. Faccio un esempio, è il cinema indonesiano. Ho visto un film diretto peraltro da una regista
donna che si chiama Upi, che si chiama The Last Wolf, che è un dramma criminale che non ha niente da invidiare ai migliori modelli americani, per quanto in conduzione produttiva decisamente meno fortunate. Un film molto bello, con un'ottima scrittura, un'ottima regia e un ottimo parco attori. Naturalmente è più difficile che queste cinematografie possano poi penetrare in altri mercati per ovvie ragioni culturali, purtroppo è un po' un limite che soprattutto in Italia scontiamo rispetto alle cinematografie altre che non siano quelle occidentali o che non siano quelle in qualche modo legate al cinema d'autore. Ecco, il cinema d'autore orientale in questi anni ha vinto quasi tutti i festival e molti di questi film sono usciti in Italia e hanno avuto anche fortuna. Il cinema popolare invece viene da queste cinematografie, è decisamente più difficile da riuscire a offrire al pubblico occidentale, in particolare a quello italiano. E altro film piuttosto interessante in un contesto totalmente diverso è The Rival di Eric Matti, che è un film che viene dalle Filippine, dalla cinematografia filippina. È un film a bassissimo costo, il regista l'ha definito come un dolce fatto in casa, mi sembra un'ottima definizione. Un film intimista che racconta la crisi esistenziale di un impiegato di mezza età che decide di abbandonare, sulla scorta di un sogno ricorrente di una casa e di una donna, il suo lavoro e Manila, e di andare in una città di provincia dove tenta di ricostruirsi una vita. Poche sorprese forse dal cinema giapponese, benché uno dei film passati ieri, che è Boys on the Run, è una commedia acida, giovanile, anche abbastanza forte sul piano così del linguaggio, che è molto divertente, in realtà funziona piuttosto bene. Una battuta anche sul cinema coreano, che è un'altra delle cinematografie che viene dall'Estremo Oriente, che ha avuto negli ultimi anni una certa fortuna, un certo credito sia sul piano critico nei festival, sia per certi versi sul piano del cinema più spettacolare. In particolare segnalo due titoli. Uno è un horror che si chiama Possessed, abbastanza curioso, ricorda un po' L'Inquilino del Terzo Piano di Roman Polanski, ambientato in un caseggiato popolare in cui la scomparsa di una bambina coinvolge in qualche modo tutto quanto la comunità che vive intorno a questo caseggiato popolare, e c'è il tema del fanatismo religioso che è molto importante. Ed è un film curioso perché ha in realtà esteticamente un taglio quasi realistico che confligge apparentemente con una dimensione invece che è dichiaratamente di genere. Altro film invece più tradizionale, ma direi abbastanza riuscito, è Secret Reunion, che è un thriller basato sul conflitto tra, come già molti altri film coreani in passato, tra la Corea del Sud e la Corea del Nord, con immagini di spettacolari, di sparatorie, inseguimenti piuttosto forti, ma anche con una dimensione di commedia, da buddy movie, come direbbero gli americani, in cui una ex spia del Sud e un ex spia del Nord si ritrovano a vivere sotto lo stesso tetto e a sviluppare un rapporto di amicizia. È abbastanza interessante anche una sorta di recupero della memoria del cinema di arti marziali, di Kung Fu degli anni 70. C'è stato un film di Hong Kong, Gallants, che è una commedia che recupera alcuni degli attori minori di quella cinematografia, che hanno ormai una certa età e che si ritrovano in una situazione abbastanza simile a quella della loro gioventù. Un film abbastanza naif per certi versi, però credo sincero nell'omaggiare una stagione del cinema popolare che è stata molto importante per il cinema di Hong Kong, il cinema cinese, ma un po' anche è stata la vetrina del cinema dell'Estremo Oriente in tutto il mondo occidentale negli anni 70 in particolare. E in questo solco c'è anche un film vietnamita piuttosto riuscito, benché diciamo confezionato probabilmente per un pubblico internazionale, che è The Legend is Alive, in cui c'è un bambino che ha dei problemi psichici, che è cresciuto dalla madre, maestra di arti marziali, che gli ha raccontato, mentendo naturalmente, che è il figlio di Bruce Lee.
e quindi il personaggio cresce, la madre muore e si ritrova in una situazione classica di dover difendere una donna che viene sequestrata da una banda di criminali, investendo tutte quante le sue abilità di lottatore di arti marziali. Anche in questo caso c'è un omaggio abbastanza tenero a una stagione ormai lontana, ma che evidentemente nella coscienza, nella storia del cinema dell'Estremo Oriente è stata molto importante.